È stata la tua stagione, sei arrivato forse grande promessa, ti sei confermato grande giocatore, siamo arrivati alla fine di un campionato incredibile per tutto, come è stata vivere in campo questa promozione? Perché insomma sembrava tanto scontata, poi tanto scontata non è stata. No, non è stata per niente perché abbiamo perso delle occasioni, ma alla fine tutto il campionato è andato così anche per le altre squadre che hanno perso anche loro occasioni, quindi noi dovevamo essere concentrati oggi, non far passi falsi e aspettare un buon risultato. Noi siamo partiti con l'idea ovviamente di arrivare terzi e di confermare la terza posizione perché poi non dipendeva da noi la Serie A. E invece ci è andata bene, quindi siamo felicissimi. Sì, Nicolò, tu sei tornato qui la scorsa estate dopo l'esperienza da piccolissimo e hai detto in Serie B sarei venuto solo per la crema. Che soddisfazione è per te la tua vera stagione tra i grandi, completa, perché poi a Torino hai giocato un po' sì, un po' no. Cosa significa per te questo successo? No, sono stracontento, veramente. Stanotte non ho dormito prima di questa partita perché c'è un'annata assurda, è stata lunghissima, ce la siamo goduti tutti al massimo. E guarda, ora ti dico che sono dispiaciuto che sia finita, però sono contentissimo che sia andata bene. Nicolò, sappiamo che devi già ancora memorizzare come tutti noi da adesso, però comunque è chiaro che questo è un importante passo anche per te, per sì, la tua carriera. Hai scelto il tornare a Crema, come diceva appunto Lorenzo, che adesso si è già diventato una generazione giovanile, si apre una grande opportunità per te, un futuro di serianze sicuramente, quello che avevo con Crema. Speriamo, no, sì, sicuramente è stata un'opportunità assurda quella di venire a Cremona e sono stato subito contentissimo di venire qua. Poi sapevo che c'era il mister che ho avuto alla Juve e che mi ha sempre aiutato e stimato. Io allo stesso nei suoi confronti, quindi sono felicissimo dell'annata.